quest'anno sarà un'edizione davvero spettacolare. Beh, intanto 4 giorni, una grandissima novità questa, non più un giorno di fiera, ma quattro, quindi dal 12 al 15 dicembre, con sia il 12, sia il 14 che il 15 dicembre la presenza dei bovini di razza piemontese. In particolar modo il 12, tutte le categorie ad esclusione dei buoi che saranno presenti solo in esposizione. La domenica 15 i buoi con l'elezione per la prima volta nella storia della Fiera Nazionale del Buey Grasso di Carrù, dell'elezione del re della fiera, e questa elezione a furor di popolo, quindi coinvolgimento anche del pubblico. Il 14 invece sabato l'asta mondiale come gli anni precedenti, quindi con 5-6 capi bovini di razza piemontese tra manzi e buoi. Giorno 13 invece momento più culturale per la fiera, con al mattino un convegno organizzato dal Centro UNESCO e alla sera l'appuntamento con la consegna del Bue d'Oro, che quest'anno raddoppia, verrà conferito, beh, innanzitutto al ministro carroccese, all'onorevole Fabiana Gadone, ed il secondo premio segue un po' quella che era il filone degli anni precedenti. Quindi una tematica di carattere sociale, quest'anno andiamo ad affrontare un tema molto particolare che è l'uranio impoverito, la malattia dei Balcani. Una tematica molto delicata che avrà come testimonial il colonnello Carlo Calcagni. È la forza trainante per quanto riguarda tutte le manifestazioni collaterali all'evento della edizione 109 della Fiera Nazionale del Bue Grasso, organizzata dal Comune. È una sinergia tra Comune, Proloco, tutte le altre associazioni di volontariato di Carrù, quindi direi che è veramente una situazione idilliaca in questo momento. E noi abbiamo organizzato tutta una serie di eventi collaterali che principalmente sono eventi culinari. I prossimi appuntamenti saranno il 1° di dicembre con un gran galà del bollito, il 4 dicembre con la cena della Bourguignon, rigorosamente di bue, poi l'8 dicembre il pranzo delle eccellenze, a cui insomma, durante questo pranzo serviremo delle eccellenze non solo carrucesi, ma anche del territorio vicino al nostro paese. Poi proseguiremo il 14 dicembre con l'ultimo Gran Galà del Bollito e intervallati tutti questi eventi da il giorno 12 dicembre ed il giorno 15, che sono i giorni clou, diciamo, della Fiera Nazionale del Bue Grasso, con la ormai Vengono divisi in 2 giorni. Il primo giorno, ventennale giovedì, tutte le evento categorie che ad si chiama esclusione dei Bollito buoi Non che Stop. saranno.